Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con After Image. Spero di averlo pronunciato bene, il mio inglese è quello che è. Allora, nell'ultimo episodio, ragazzi, nell'ultimo video, avevamo terminato la Costa del Silenzio. Ovviamente terminato si fa per dire, ci dovrò tornare appunto poi per lustrare quello che manca, per prendere tutto quello che manca, perché appunto qua non posso ancora andare sott'acqua. Ed è appunto oggi che sbloccheremo qui nel campo di Hydro. Grazie. The being whose memories have faded and accompanying Grazie her a is Samsare, Ake. la Goliath di Hydro, la possibilità di andare sott'acqua. L'essere senza ricordi e Simple fish, you've got to help Ri. stupido pesce, cioè. Che poi sembra una medusona gigante alla fine il Goliath di Hydro. E vi faccio notare che ha dentro anche un pesce nel suo corpo, vedete? Quel pesce rosso lì. All right, Ifri. And I told you, I'm no fish. I am Samsari, Goliath of Reincarnation, Sentinel of Engarden, and Guide of Souls. Sì, Goliath della reincarnazione. Then you must be the Goliath of Hydro. I request your aid. Guide of Souls. Can you assist me in finding the lost memory shards? E qua appunto le chiede se può aiutarci a trovare i frammenti di memorie perduti. Nell'ultimo video, appunto, Aros ce ne ha consegnato uno. Gli altri dovremmo trovarli per nostro conto e sono due, se non ricordo male. I shall guide your way once you take the oath. Sometime in the future, you will have fixed the world. What's the cost of the oath? The flow of your soul will be engraved on the tablet. Also, fixing the world shall put you in great peril. I don't want to go insane and lose myself like those other members of the Oath. It's my wish to live peacefully in this world with Madam and Ifri. I'm willing to take the oath. The power of the stream should be nigh impossible for ordinary beings to withstand. Give me your mask. Sì, che tra l'altro la sua maschera è spezzata, non è ancora completa. Mask? My mask seems to be broken, but Madam told me to take good care of it. Infatti, quando torneremo dalla Goliath di Hydro con tutti i frammenti della maschera, succederà una cosa. Ma non è ancora arrivato quel momento. Capable of creating objects out of material and engraving them with the primeval aura of Luca. You beings indeed have some potential to expect. I helped you restore some of the mask's power. It shall protect you from the direct impact of the stream. Perdonatemi che ho skippato un po' veloce. Comunque ci ha donato appunto la capacità di nuotare. To the four confluences of stream. Once you complete the trial for each, you'll be able to search for what you need with the power of the confluence. E ci ha donato anche una cura in più, ora abbiamo ben 5 cure, ma arriveremo a molte di più, come già vi ho detto in precedenza. Thank you for your guidance. Not bad, simple fish, eh? Ifri owes you a debt. Benissimo. Quindi, eccolo qua. Alleanza. I fili aggreganti. Tra l'altro, ragazzi, prima di iniziare il video, l'altra volta ho comprato un po' di roba da mangiare perché appunto volevo vedere se riuscivo a platinare il gioco prima di fare questo video, ma niente, perché mi mancano gli ingredienti per poter cucinare tutti i piatti di Alice. E io presumo che l'ultimo piatto, che dovrebbe essere l'omelette e serve per il platino del gioco,
per poterlo sbloccare, appunto, devo poter prima prendere e mangiare tutti i suoi piatti. A parte che me l'ha buggato quel trofeo lì nella mia memoria. Sì, ho un problema di drift con l'analogico, ora sto bestemmiando veramente, che si muove da solo il personaggio. Mi sta facendo veramente incazzare sta cosa. Questi pad della PS5 fanno schifo, lo dico col cuore. Cioè, comodissimi, però veramente sto problema dell'analogico è assurdo. Un pad che costa 80 € che non dura un cazzo la batteria e che dopo un po' di mesi va a puttana l'analogico. E credetemi, io li tratto come mia mamma gli analogici del joystick, per intenderci, o comunque il pad in generale, eh. Quindi molto bene. Allora, appunto, abbiamo sbloccato, come potete vedere, benedizione di Samsare, un frammento del potere della Goliath di Hydro. La benedizione può temporaneamente preservare il potere originale di una certa maschera. Il portatore può muoversi sott'acqua. Allora. I shall guide your way once you take the oath. Sometime in the future, you will. E Have lei fixed the world. ci ripete questo, dovremmo tornarci quando appunto avremo preso tutti i frammenti di maschera. Prima di andare in acqua, ragazzi, dobbiamo fare un altro dialogo con Aros, perché ci deve rilasciare una chiave. You have to be careful, Renee. E in più, come potete vedere, abbiamo varie domande da potergli porre. Tipo, la Karin che avete menzionato è... Could you say, madam, that Karen asked you to train us? Karen was once a colleague of mine, and a researcher highly valued by ASUS. Her work was instrumental to the human war effort, but I haven't seen her since the raising. She was so wrapped up in her research that she entrusted me with the task of training the Ode members. Karin era una mia collega, una ricercatrice molto apprezzata da Zeus, che ancora non sapete chi è, ma lo vedremo molto avanti anche questo. You have to be careful, Renee. Ah, Madame, ho scoperto una lettera, è la lettera che abbiamo trovato appunto alla pianura arcobaleno, altrimenti non usciva questa roba. Facciamo prima, quel membro dell'Ode aveva un frammento di maschera. Eros, the old member we met has a mask shard with him. It's just like the one with Ree. The new old masks were forged in holy grounds. They are valuable tools that can protect against attacks that target the soul. With Nuro, the wearer can remain sane and conscious, even in a sea of souls. Le maschere Nuo furono forgiate nelle Terre Sante. Sono strumenti di grande valore che sono in grado di proteggere da attacchi diretti all'anima. La persona che porta la Nuo può restare sana di mente e sveglia anche nel mare delle anime. The samples of Nuo were these masks gifted to Ode members. Renee's mask the first. Oh, Ree's actually quite important. The gift bestowed upon Renee by God was to be rebuilt from the nearby confluence of streams without needing to return to the Sea of Souls. With the mask, while being rebuilt, she can maintain her essence in the stream. It's a gift without equal. Take care of this mask. It is said there is a way to turn it into a true Nuo mask. That would be of great help. You have to be careful, Renee. Ora facciamo Madame, ho scoperto una lettera. Madam, I've discovered a letter at Rainbow Plains addressed to you. I was invited to Rainbow Plains to meet the finger of the Ode. Before we met, I received a magical note from Pompeii, the Master Mage, who told me that my village had been invaded by fiery monsters. And Rubywood Village mayhaps be in great peril. As I read the letter, the finger caught me unaware in an ambush. I had no time for him and his supposed madness, so I escaped and returned to the village. Unfortunately, I was too late and wounded. My only choice was to call upon the forbidden spell. So both of the villages were raided by the flame monsters. The finger of the Ode. He must be the wanderer we encountered in the Rainbow Plains. It seems we will never be made aware of why he attacked Madame.
seemed in sound mind. I suspect there's more the Ode was planning than I was led to believe. I'll reveal the truth, May. The most important thing is protecting yourself. There's only so much I can do. When you are ready, go find a mage called Owl in Holy Grounds. E nelle Terre Sante, ragazzi, ci sarà un boss stupefacente. Ma ne parleremo a tempo debito. Veramente un gran bel boss, uno dei più belli, secondo me. Ma you have to be careful, Renee. Dovrebbe rilasciarci una chiave, lei, eh? Please leave with us, madam. Yeah, it's so boring here at the Simple Fishes place. Why don't you join us to find... Ecco, infatti. Although I've been rebuilt, it will take some time to fully recover from my injuries the forbidden spell inflicted. You've grown up, Renee. You are capable. But please, always be safe. This is... the key to my private abode. It is on an island in Teardrop. All my past research is there, and it may be of some help. La chiave della mia abitazione privata è su un'isola sulla lacrima, e anche qua è molto vago, ragazzi. Lì troverai tutte le mie vecchie ricerche che ti saranno senz'altro utili. I also have an old member in the dungeon, but his soul is damaged. I've tried casting healing spells on him, but its effect has been close to naught. Better to keep your distance. E questa sarà la prossima meta dove ci recheremo, visto che è una cosa abbastanza veloce da fare. Però non ricordo che livello è il membro dell'Ode di cui sta parlando, eh. Che potrebbe spaccarci il culo, eh. You have to be careful, Renee. Please leave with us. Yeah! Alas, I cannot go. Although I've been rebuilt, this is the key to... Vabbè, stessa roba. Ecco, andiamo a leggere la descrizione. Una bella chiave decorata che apre l'ingresso di una base segreta usata da un arcimaga per compiere ricerche e indagini. Tra l'altro qua hanno scritto arcimaga con due M, ma vabbè. Arcimaga. Possiede l'aura di quell'arcimaga. Mentre la si tiene in mano è possibile ricordarsi dei suoi insegnamenti. E finalmente, ragazzi, ora possiamo andare anche in acqua. Come potete vedere, non prendiamo più danni. Sinceramente a me sta cosa non dà fastidio, cioè, nel senso, il fatto che come potete vedere non è che nuota, Rini salta e fa così con le ali, col doppio salto. A me sinceramente non mi dà fastidio questa cosa. Molti probabilmente si lamenteranno, però mi va benissimo così, sinceramente. Non è che in acqua pretendo per forza l'animazione del nuoto, ecco. Tristezza più avanti, invece no, perché più avanti, altro che tristezza, più avanti otterremo uno dei poteri più fighi del gioco. Però non possiamo ancora accedere, come potete vedere ci serve una chiave, e forse sapete che la troviamo proprio qui nel campo Hydro, non mi ricordo di preciso. Ma ci ho messo la roba, perché non me l'ha messa? Ok. Sì, fa un po' ridere questa animazione in acqua così, però mi va benissimo, ripeto. Fossero quelli i problemi dei giochi. Anzi, comunque vedete che l'animazione del nuoto la fa, eh. Un po', finché non sbattete le ali così, vabbè. Vedete? E comunque nuota con le braccia. Oh, questo è enorme. Guarda che bello anche sott'acqua. Sta roba qua poi, ragazzi, si può fermare, vi ricordo, sta animazione qua, premendo lo scatto. Stay away from it. It's not safe.
Questa è un'altra roba per la fata. Could it be coming from that damp glyph I just found? Looks like our great and powerful Ifri is terrified of water. C'è un motivo perché è terrorizzato dall'acqua. Ovviamente non ve lo posso dire. Comunque è comodissimo andare in acqua perché, come potete vedere, posso sbattere le ali quante volte voglio. Qui sotto. Benissimo, moneta di sé. Tra l'altro quanti ne abbiamo? Ne abbiamo un po' ormai, vediamo. 12. Allora, la roba lì sopra ve l'avevo già letta. A contatto con l'anima rivela torrente e pericolo. Eccellenza e immobilità. Il fattore tempo retroattivo fa maturare l'anima. Devi affinarlo per trascendere tempo, spazio e realtà. Quando hai dei dubbi, fatti guidare dal tuo FTR interno. Gimocchio. Sapete che non vorrei dirvi una cazzata, ma mi sa che per andare qua la chiave, cioè o meglio quello che ci permetterà di andare lì avanti, è di qua. Il problema è che io non posso ancora andare perché non ho ancora l'abilità, quella che ci permette di attraversare i fasci rossi, che è appunto qua. Mi sa che è in quella cassa lì, eh. Non vorrei dirvi una cazzata, ma potrebbe essere. Comunque andiamo avanti senza indugi, e adesso ragazzi devo pensare bene da farsi. Oddio, devo avere una mezza idea, ce l'ho. Allora, potrei teletrasportarmi al campo, scusate, alla città degli esiliati, andare avanti qui, riprendere la manta e appunto andare nell'isolotto là. Quello dove mi ero fermato perché appunto non avevamo ancora il potere che ci permetteva di andare in acqua. Io farei così, quindi. Per ora, città degli esiliati. In questo video non so se farò boss fight, ragazzi, perché sono stanco morto. Sono le 2:30 di notte e se faccio boss fight adesso mi rompono il culo proprio easy, mi sa. Sono stanco. Cioè, le prendo da loro, figuratevi dei boss. Salve. Questo è un problema. Sì, quella colpisce solo. Volevo provare una cosa, quella mossa lì colpisce solo, mi sa, quando impatta, a differenza invece di questa che colpisce anche proprio da subito. Ma ce la fa? Sono rincoglionito io o che cosa? Ok. Adesso facciamo una prova. Qua non vedo un cazzo però. Solo l'impatto, sì, invece questa qua proprio mentre ruota fa danno, vedete, molto meglio la mossa ruota della falce piuttosto che quella della spada. Intanto siamo a livello 57 adesso.
Danno abilità arma più 3%. Poi c'è anche il boss da fare qua. Potrei provare a fare un tentativo, ma prevedo schiaffi fotonici. Andiamo prima di qua, una roba per volta, va con calma. Che tanto non ci corre dietro nessuno, anzi. Ma tra l'altro qua ci sarà molto da leggere. Ripeto, sto boss qua potrebbe spaccarmi il culo. E finalmente possiamo andare in acqua. Forse è una cassa. Poi c'era un'altra super nascosta, E qua la chiave appunto ci permette di proseguire. Pozione di mana superiore. Data di un'era passata, diario di Aros. Ho ottenuto progressi insoddisfacenti indagando nelle Terre Sante. Nemmeno il gufo ha coscienza di quanto è veramente accaduto. A raggiungere quelle aree allagate è stata una sfida. Sembra che dovrò trovare altre soluzioni. Ah, breve cosa che vi dico. Qui ragazzi ci torneremo. Non posso dirvi in che situazione, non posso dirvi con chi, ma ci torneremo e ci sarà un dialogo, cioè perdonatemi, un diario lunghissimo da leggere. Ora qua c'è solo questo, ma avanti ci sarà un botto di roba da leggere, vi dico solo questo. Qua ce ne sono un po' però da leggere. Lama di Giada. Vediamo un attimo se... Ah, è di lì che c'è il boss, mi sa. Vediamo se è più potente di qualcuna delle due armi che ho attualmente. Questa fa 115. Oh, questa fa 135. Direi di metterla subito. Allora, non mi sembra abbia malus, non ne ha, perché alcune armi vi ricordo che hanno dei malus. Attacco lama più 135. Danno abilità armi più 4%. Un'arma verde brillante, realizzata con un minerale robusto. Grazie all'abbondanza della materia prima è economica e affidabile, amata da moltissimi guerrieri. Ancora mi viene da fare quello. Ma non è nerfato? No, niente, mi sembrava che fosse un nerfato con la mossa lì, mi ricordavo che andasse più lontano. Data di un'epoca passata, Pompei. Dei boschi del nord ha inviato una lettera magica informandomi che una persona che sembra la copia sputata di René è stata avvistata di nuovo in città. Il messaggio di Pompei è preoccupante, mi ha agitato. Che le alluvioni e i flussi di un tempo abbiano sparso i ricordi perduti di René per tutta Engerdin? Dovessero veramente. No, aspetta, no, sì, dovessero veramente risultante essere dei risonanti. Proprio cazzo hanno scritto qua, vabbè. Sarebbe una seccatura. Avrei dovuto cercarli prima. Prego, non sia troppo tardi. Qua mi sa che dovessero veramente risultare. Essere dei risultati, non risultante. Data non troppo lontana da quella attuale.
Di recente sono stati rinvenuti altri cadaveri vicino al villaggio di Rubywood. Sarebbero dovuti ritornare ai flussi. Eppure la maggior parte di essi sono divenuti vagabondi. C'è qualcosa che non va nei flussi? Solo René e i Free hanno avuto la cortesia di occuparsi di quei corpi in mia assenza. Allora, per quanto riguarda la boss fight che affronteremo adesso, non so se mi conviene, effettivamente... Sì, è qua il... Infatti vedete, qua gli sviluppatori sono stati intelligentissimi. Vi mettono qua la confluenza, così di modo che perdete, potete ripartire da qua. Mi raccomando, attivate le confluenze, anche perché poi c'è il trofeo di attivare tutte le confluenze del gioco. Data non troppo lontana da quella attuale. Da quando è chiuso nei sotterranei, l'occhio ha evitato di rispondere a tutte le mie domande. Non ho bisogno di studiare degli incantesimi dell'anima per capire che il suo spirito è stato corrotto, rendendolo una marionetta senza volontà propria. Occorrono ulteriori ricerche per comprendere cosa si è abbattuto su di loro. Ma è qua che c'è il boss, allora, forse. Sopra in alto là che cazzo c'era? Sì, penso che sia qua. In alto qua, fatemi vedere. Perché sembrava molto simile l'arena, più o meno. Non è qua, allora è giù di là il boss. Non c'è nulla qua? Seriamente? Sembra strana come cosa. Sì, inutile che faccio la mappa, effettivamente. Ecco, questa cosa mi sta sul cazzo che non c'è una mappa a parte per queste cose. Cioè, voi fate la mappa, ma a me mi fa vedere appunto che sono qui, nell'ultima zona dove sono andato, appunto nel canyon cinereo, vedete. Cioè, capisco che sia un luogo al di là della mappa del gioco, ma una mappettina l'avrei messa comunque. Anche perché sennò non si capisce un cazzo. Ok, vediamo un attimo come va. Ode senza anima. Ha un moveset, come potete vedere, simile a... a uno dei primi boss che abbiamo affrontato, ragazzi. Sì, è abbastanza semplice, però comunque dovete fare attenzione, qua saltate. Il moveset è molto basic, vabbè. Però... se non state attenti... vi frega anche questa. Sto provando un po' di cose. Ecco, volevo riuscire a fargli quella, appunto. Quella l'ho azzardata, quella mossa, tre colpi, eh. Sì, comunque è abbastanza basic. Cioè, molto basic, a dire il vero. Basta saltare, schivare, stare un attimo attenti. Ripeto, sto provando un po'... bam. Colpo di grazia. Questa mi piaceva farli. Questa qua, l'adoro sta mossa, veramente. Anche se ovviamente questa è molto più efficace perché si esegue anche molto più velocemente. Vi faccio notare, guardate che bella la lama, che verde, vedete la lama della katana? Molto figa sta cosa, che appunto anche in base alla lama che mettete ovviamente cambia anche l'estetica. Non è una cosa scontata in tutti i giochi, eh. C'è un gioco che ho giocato recentemente dove non cambiava l'estetica, ma al momento mi sfugge. No, al di là di The Legend of Dragoon, ecco un altro. Ad esempio, se mettiamo questa, vedete, la lama è diversa. Come potete vedere, ci dà appunto un frammento della maschera in frantumi, un altro pezzo. Stivali dell'ombra lunare, vediamo se sono meglio di quelli che ho attualmente, non credo proprio. Oddio, sono uguali identici, ragazzi. Cioè, mi dà la stessa difesa e gli stessi PS
delle gambiere di Mithril e in più mi offre attacco arma secondaria più 9. Però mi dà resistenza Hydro meno 5, questo appunto è un malus. Ma eventualmente potrei equipaggiarli. A parte che ho l'arma secondaria, lo uso poco. Degli stivali neri decorati con rivetti viola. Quando chi li porta compie deliberatamente dei passi rumorosi, qualcuno è presto destinato a soffrire. La dea ha bisogno di fedeli innocenti, ma anche di lame del caos. Questo è il dogma che essi seguono, e la dea potrebbe anche non rinnegare questo comportamento. Adoro quella mossa, non si è capito, eh? Chissà quanti si saranno lamentati per il fatto appunto che corre in acqua, ma sinceramente sta cosa non mi dà fastidio. Mi dà più fastidio alcune boss fight che reputo un po' sbilanciate, che vedremo avanti, quello sì. Perché quello rovina un po' il gameplay, secondo me. Cioè, forse sbilanciate non è proprio corretto, un po' sgravette, ecco, diciamo così. Che poi vabbè, possiamo compensare appunto grazie a questa mossa qua, che è una mana dal cielo e sarà utilissima in quelle boss fight che vi ho appena detto. E qui? Ok. Però secondo me le hanno messe nere le foglie qua di sottofo di sfondo. Colorate sarebbero state più carine, secondo me. Parere personale, eh? Tra l'altro non me le ricordavo nere, a dirvi il vero, eh. Qua dovremmo avere quasi finito, ragazzi. Pozione da riposo. Ah. Sono molto tentato di utilizzare, anche perché adesso, ragazzi, fatemi ragionare dove si può andare. Adesso ci si apre un mondo, ragazzi, ci si apre veramente un mondo. Prossimo video mi sa che andiamo avanti dalle Terre Sante. Al momento però possiamo provare ad affrontare anche questo boss qua, eventualmente. Si può tornare anche alle cascate di smeraldo. Questo, ragazzi, non si può ancora attivare, questo passaggio qua si sbloccherà terminando la quest di Cassa e Brenda, e questo sarà l'ultimo posto dove andranno loro. Sto pensando di che potrei andare anche alle colonne, ragazzi, perché adesso finalmente queste qua le possiamo perlustrare bene col fatto che possiamo andare sott'acqua. Potrebbe essere un'idea. Quanto siamo di video? 34 minuti. Allora, e ripeto, qua avete libera scelta da adesso in poi, eh? Sapete cosa vi dico? Suicidiamoci.
proviamo. Proviamo ad andare ad affrontare lui. Sì, che è abbastanza un suicidio. Cioè, nel senso, sì, lo posso sconfiggere, però ecco, vorrei non utilizzare questa mossa. Anche se c'è, non vedo perché non... Proviamo a fare un try senza quella mossa lì. Il problema è che andarlo a colpire da vicino questo boss non è proprio il massimo della vita. Di cosa metterei questo? Che vi rompe il culo se l'ho attaccata da vicino, sostanzialmente. Mamma mia. Che cazzo di danni da contatto di merda, veramente. Tra l'altro partire con la vita così è di una merda totale. Mi fa una roba, va? Ah. Vediamo un attimo come siamo messi a talenti. Cioè a punti. Ah, uno ne ho. Sì, non ne avrò neanche la pena. Tra l'altro, ragazzi, questo boss non era di livello 69. Quindi siamo al 57. Questo è veramente un boss forte. Ora, appunto, ragazzi, però, quantomeno potremo affrontarlo. Perché appunto dopo aver sconfitto Eldre dalle ali fiammeggianti, perché non avesse seguito il video, dopo che lo si sconfigge si ottiene appunto la piuma ardente. Non è calda al tatto, ma dona un potere in grado di resistere a quello di Pyro. Questa è la lettera per il gufo, invece, che appunto andrà consegnata alle Terre Sante. Una lettera speciale utilizzata dagli arcimaghi per comunicare tra loro. Sulla carta bianca ci sono solo alcune rune ed è possibile interpretare il messaggio usando la magia. Qua prevedo una mela di schiaffi, ve lo dico. Perché, vedete che figo che cambia anche il dialogo. Quel tipo è forte, ma l'oggetto che abbiamo ottenuto prima dovrebbe consentirci di bloccarlo. Forse. Eh sì. La creazione del Goliath. Prova che per fargli danno è... Ha alcuni colpi che non sono per niente leggibili, anche questo. Questi sono più laio, erano leggibilissimi. Però che per attaccarlo devo saltare. Merda. Devo saltare. Cazzo. No. Mi ha distrutto. Ma infatti sono un po' basso di livello, per poter affrontare questa boss fight. Cioè, se utilizzo questa mossa si fa, volendo, anche lì, ragazzi, è consigliabile. Io l'ho fatto senza. Prima di affrontare quel boss lì è consigliabile andare qua alle Pianure Arcobaleno, andare qui. Praticamente qui affronteremo un boss appunto che ci rilascia un mantello che ci permette di schivare attraverso i colpi dei nemici e non prendere danni. In questa boss fight è importante. Proviamo a fare un altro tentativo, stavolta la uso la mossa. Il discorso di sto boss qua è che ha dei colpi che non sono per un cazzo leggibili. Cioè, è uno di quei boss che in alcuni punti non si capisce dove cazzo bisogna posizionarsi per evitare i suoi colpi. Tra l'altro, vediamo. È tutta un'altra vita con sta mossa, ovviamente. L'ho vita da culo. Quella mossa là, guardate cosa fa adesso, ragazzi.
merda. Guardate che figata questa. Guardate. Questa è abbastanza facile da evitare. Poi qua si salta. Sì. Bene, però dovete farlo. Quella non si capisce come cazzo evitarla. Lì c'è da fare il doppio salto, non l'ho fatto. Quella è veramente una merda. Ah. È un po' troppo forte adesso, un po' sgravo, direi, eh. Questo è uno di quei boss non così marcato come altri che vedremo avanti, che ultimo tentativo. Non capisco perché questo abuso di questi 2000 colpi a schermo che dopo non si capisce più un cazzo e va a rovinare l'esperienza del giocatore, secondo me. Ok, puoi imparare il moveset del boss, però c'è un limite a tutto. Mettere un boss che spara 4000 cose a schermo non ha un cazzo di senso, rompe il cazzo e basta, dai. Attenzione, non sto dicendo che questo è un brutto boss, anzi è fighissimo, bella l'animazione dei colpi, però a livello di lettura proprio è un po' una merda, veramente. È un po' una vera merda. Questo qua bisogna saltare e poi lì come cazzo schivi? E lì come cazzo lo schivi? E questo? Basto, salto. E però capite che, vabbè. E questa, ok. E poi fa questa. Oh. Questa come cazzo la schivo? Ah. Che merda. Adesso lo battiamo, Non... Cioè, è veramente confusionario. È veramente confusionario, cioè. Sono morto. È veramente confusionario sto cazzo di boss, cioè non si capisce un cazzo. Ci torniamo più avanti, infatti lui è di livello 69, quindi ok che fa anche il livello, ma di base, anche a prescindere dal vostro livello, è un po', questo è uno di quei boss un po' del cazzo. Quello che ha proprio alcuni colpi non si capisce come cazzo evitarli. Non vorrei che effettivamente per evitare alcuni colpi che fa bisogna per forza avere il mantello. Adesso ci faccio un altro try. Il mantello, questo qua, che si sblocca qua, il boss qua. Quando vi accerchiano gli anelli di merda, che cazzo fate? Cioè, se anche io salto, cioè gli anelli mi hanno accerchiato, come cazzo li evito? Costa minchia. Cioè, quello che dico io è che a volte veramente creano dei boss solo per fare casino e basta. Cioè, va bene la boss fight difficile, va bene la boss fight da imparare, quel cazzo che volete, però quantomeno porre un limite all'assurdità di alcune boss fight. Ripeto, poi sono anche stanco, sono le 3 di notte, sti cazzi. E va bene. Qua sto basso. E ok, qua so... vabbè. E qua in questo punto non mi prende, l'abbiamo capito. E ok, qua salto, basso, salto. E quando fa gli anelli così? Come cazzo la evito quella roba? È quello che mi sta un attimo
mi sta un attimo lasciando. Ah, che palle. Ok, vabbè, l'abbiamo vinta. Va bene. Non è un brutto boss, però ripeto, cazzo, c'ha alcune mosse, alcune animazioni che non mi lasciano un po' perplesso, sinceramente. Ripeto, mi sembrano quasi fatte veramente per far casino a schermo e prendere schiaffi a destra e a sinistra. Più che altro, non so se avete visto anche la gabbia di fuoco che faceva, a un certo punto la estende di più. Ma la mossa che mi lascia più perplesso, e sto parlando senza avere il mantello, quello che sbloccheremo appunto, e dopo ci darà il frame di invincibilità sulla schivata. Gli anelli che vi accerchiano, porca puttana, anche se io salto, cioè gli anelli ce li intorno. Cioè, come cazzo faccio a evitare un danno? Poi boh, queste sono mie considerazioni, ripeto. Brace. Come potete vedere, una falce. Tra l'altro questa però, se non sbaglio, c'ha un malus, eh. Se non sbaglio, equipaggiando questa falce noi perdiamo vita, eh. Caso 141 di attacco, ragazzi, PM max più 5. Però cazzo, ha danno abilità arma meno 6%, eh. L'attacco infligge danno pyro. Dopo aver inferto più colpi a un nemico, lo manda in fiamme. Dopo un colpo inferto con successo migliora il tuo attacco pyro e la tua resistenza pyro. Una falce con il potere delle fiamme. Si sente la passione e l'impetuosità di pyro quando la si tiene tra le mani. Se sei disponibile a bruciare quanto un autentico Goliath di pyro, può sprigionare una forza ancora maggiore. Vedete però che lo dice? Se sei disponibile a bruciare quanto un autentico Goliath di pyro, può sprigionare una forza ancora maggiore. Però io l'avrei scritto nella descrizione che fa perdere vita, qua ve lo lascio intendere a quanto ho capito. Pieno di sé, il Goliath di Pyro disprezzava le competenze nelle arti marziali degli umani, ma al contempo sognava di poter distruggere il nemico con una sola mossa della sua falce ardente. È un peccato che nessuno abbia mai potuto forgiare un'arma adatta alla sua enorme stazza. Vediamo se ho ragione per quanto concerne il discorso del perdere vita. Vedete? Sì. Vedete che perdo vita? Quindi sinceramente questa arma qua, per quanto sia figa, quello che volete, secondo me non ne vale la pena. Vedete che perdo vita? Infatti questa la togliamo subito. Cioè a questo punto meglio la falce che avevo. Poi ok, fa meno danni, questa fa 141. No, non avevo la falce di là, che cazzo c'è, avevo la spada. Questa fa 125, troveremo anche falci migliori, eh. Poi quello che dico io, questo boss, ragazzi, cioè, ed è sempre la mia considerazione. Cazzo, affrontarlo da vicino, se non lo vuole affrontare da vicino, se non avete appunto questa qua che ci permette di stare a distanza e fare molti danni, questo vi spacca il culo in 3 secondi. Perché comunque se state vicino e provate a colpirlo, poi fa dei colpi che in quel punto lì non si possono evitare. Cioè, o quantomeno, non penso sinceramente che attaccandolo così, in questa maniera qua, si possano evitare i colpi che fa. Comunque, di qua c'è un'altra zona, che è il campo di Pyro. Ma che non vedremo adesso, perché questa è una zona di livello 70. Anzi, adesso giusto per curiosità andremo a vedere a che livello era il boss, ma mi pare 69. Quindi dovete considerare, sì, ci ho preso schiaffi, ma ero anche a livello 57. Io spero che non mi sia il mio televisore, sto guardando una cosa, ragazzi, ho delle righe sopra rosse, non so se nel video si vedranno, poi ci farò caso, sinceramente. Ah, prima che mi dimentico, vediamo che livello era sto stronzo. Mi pare 69. Il problema è che mo devo scorrere.
potevano fare che se inclinavo la levetta a destra, cazzo, andavo più veloce con lo scorrimento dei... A parte che, come ho detto, io avrei fatto proprio le sezioni dei mostri normali e la sezione boss, piuttosto che metterli tutti qua, raggruppati. Infatti, Colosso di Paio, la creazione del Goliath, stupendo esteticamente, veramente molto bello, ma come ho già detto, sotto quel punto di vista hanno fatto un lavoro enorme, e non solo sotto quel punto di vista. Ripeto, però, alcune boss fight come questa, uno dice, vabbè, livello 69, PS 5199.2, attacco 159.8. Tra l'altro ha lo stesso potere del lavacorno. Sì, solo che il lavacorno non aveva un moveset così confusionario come questo. C'è lo schermo pieno di roba che non si capisce più un cazzo. E credetemi, un boss che vedremo molto avanti, non vi dico chi è, perdonatemi, sono due in particolare, saranno ancora peggio di questi. Però almeno quali, diciamo, sono dei boss che andate ad affrontare quando avete già appunto il discorso lì della schivata e il freno di invincibilità. Questo no, a meno che appunto non vogliate prima andare là, in quel dungeon, e sbloccare quel mantello lì. Vedrete, quei boss là mi hanno veramente deluso. Mi sono piaciuti quasi tutti i boss del gioco, tranne appunto questo e altri due che mi sono stati veramente sul cazzo. Oddio, tre, perché ce ne sarebbe un altro, ma ne parleremo a tempo debito, non mi voglio perdere in chiacchiere. Anzi, a dire il vero, qua c'è poco, qua siamo a 52 minuti di video, ragazzi, io mi devo fermare. Devo fermare, vai a fare in culo, mangia merda. Devo fermare. Cioè, l'ho mancato? Seriamente? Ah, perché basso, non si riesce a colpire con quel colpo, quantomeno. Non è che è un quello? Ma... Sì, ho perso un po' di tempo in questo video, però guarda, ci può stare alla fine. Allora, qua ci togliamo appunto il simbolo del boss, che l'abbiamo fatto fuori. E ok, questo a posto. Allora ragazzi, mi devo organizzare per il prossimo video. Che cazzo facciamo nel prossimo video? Allora, potrei eventualmente fare una tappa alla Costa del Silenzio. Sto pensando se posso prendere già tutto quello che c'è. Penso di sì, Quindi eventualmente nel prossimo video potrei tornare alla Costa del Silenzio, prendere quello che manca, perché abbiamo sbloccato anche... No, è vero, mi manca un'abilità, non posso prendere tutto. Quindi, detto una cazzata, mi è venuto in mente adesso. Ragazzi, nel prossimo video eventualmente possiamo tornare alle colonne, andare a vedere la parte che manca, che possiamo finalmente vedere, prendere le robe che mancano, perché ho piazzato i tesori dove non potevo andare. Quindi c'è un bel po' da vedere, e in più, se avanzo tempo, spero di sì ovviamente, e penso di sì, io ragazzi tornerei alle Terre Sante per continuare da qua, che veramente le Terre Sante sono meravigliose, e come già vi ho detto qui ci sarà un boss stupefacente, il moveset, la soundtrack, e vedrete, tanta roba. Ovviamente nel prossimo video non avrò tempo a sufficienza per farvi vedere questo boss, perché se appunto vado qua alle colonne perderò un po' di tempo, un 20 minuti, mezz'ora, secondo me qua ce le buttiamo per prendere tutto. In più poi dovrò tornare qua per illustrare tutto quello che manca qua, credetemi, è tantissimo, soprattutto questa parte qua, anche se così non sembra, è molto corposa, e quindi non riuscirò a farvi vedere il boss, Tanto ripeto, con calma, senza fretta, si fa tutto. Il campo geo anche. Dovrei tornare al campo geo. Tra l'altro al campo geo non so se ho preso già la chiave che ci permette di andare di qua. Vabbè. Ci penso poi, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.